relativity. 2, 1. Quello che vorrei un po' fare oggi tramite questo talk, che è un po' un ibrido molto divulgativo, qualche formula qua e là, giusto per qualche matematico, ma insomma per rendere felice un po' tutti, e per quanto possibile, seguire un po' un percorso personale, quindi vorrei mostrare una serie di problemi che possono essere studiati a un matematico, raccontare un po' quello che io ho fatto, ma allo stesso modo mostrare anche altre possibili applicazioni delle aree di ricerca matematica. Quindi comincerei innanzitutto presentando una lista di problemi che uno si può porre. Un primo problema molto classico è le bolle di sapone, tutti le conosciamo, magari ci abbiamo giocato da bambini, sono sempre delle belle sfere, rotonde, palle. Perché? Domanda naturale, magari, forse nessuno si è mai posta, però una volta che uno la pone dice, ha senso. Un altro problema è le nuvole. Le nuvole si muovono nel cielo e seguono delle equazioni matematiche che le descrivono e sostanzialmente le nuvole sono composte da tante particelle. Noi possiamo osservare le particelle di vapore acqueo che le compongono magari a due istanti di tempo molto vicini, quindi diciamo a un momento e un millisecondo dopo. Abbiamo quindi una collezione di punti a sinistra, una collezione di punti a destra che sarebbe la stessa nuvola un istante dopo, e ci si può chiedere, riesco a capire guardando questa collezione di particelle nel loro insieme dove ciascuna particella individualmente è andata, come si è mossa? Un altro problema classico sono le membrane elastiche incontrano un ostacolo, si deformano, assumono una posizione di equilibrio e ci si può chiedere come la membrana elastica si deforma quando incontra un ostacolo. Nel caso di una pallina tennis, la pallina tennis è rotonda, quindi in verità è abbastanza facile, in questo caso abbiamo molte simmetrie in qualche modo, però magari l'ostacolo è un po' più storto, tipo la fronte, e in quel caso magari il problema diventa un po' più interessante. E infine, il quarto problema è metto il ghiaccio nell'acqua, il ghiaccio si scioglie all'interno dell'acqua, se la temperatura dell'ambiente è positiva, quindi la temperatura è maggiore di 0 gradi, e possiamo descrivere questo processo? Visti così sembrano un po' quattro problemi messi là, poco connessi, e diciamo vorrei percorrerli in due blocchi. Prima i primi due problemi, quindi le bolle di sapone e le nuvole, e poi proprio alla fine menzionerò la connessione tra membrane elastiche e scioglimento di ghiacci. Ok, quindi per trovare un filo conduttore comincerò introducendo un problema matematico, il trasporto ottimale, che è un problema al quale mi sono interessato molto. È un problema che ha le sue origini nel 1781, siamo prima della Rivoluzione Francese, quando Gaspard Monge scrisse un articolo, un memoir, sulla théorie de Damblay et de Ramblay. Quindi Damblay è il materiale estratto da una miniera, diciamo, Ramblay è il materiale usato in una costruzione, quindi l'obiettivo di Monge era estrarre materiale dalle miniere e portarlo da degli avamposti militari per costruire magari delle fortificazioni. E infatti questa Monge lavorò poi per Napoleone durante la campagna di conquista per l'Europa. Quindi questo problema si può formulare in questa maniera, abbiamo a sinistra la terra, viene scavata una certa quantità di terra e si vuole spostare la terra dalla buca a un altro luogo per costruire una fortificazione e si vuole fare questo in maniera ottimale, nella maniera più economica possibile. Che vuol dire più economica possibile? Per Monge il costo nella sua, diciamo, astrazione, a un certo punto uno deve astrarre matematicamente il problema, nella sua astrazione il costo è proporzionale alla distanza percorsa, quindi se io voglio trasportare diciamo un chilo di terra da Roma a Napoli, sono 200 km, pago 200, se da Roma a Milano saranno 500 km circa, un po' di più, e pagherò 500, quindi è proporzionale alla distanza tra i due posti. Mi spiace, non ho usato Pavia come esempio, ma non ho studiato bene la geografia tra Pavia e Milano, non volevo dire numeri sbagliati, quindi mi è più facile usare Roma. Diciamo, lo studio di
Monge poi in verità è rimasto un po' nel dimenticatoio per tanti anni, e poi circa 150 anni dopo, Kantorowicz, 1942-48, propose una nuova formulazione, la formulazione per trasporti non deterministici. Ora, per spiegare questo bisogna pensare che matematicamente, quando si lavora con questi problemi, si deve trovare una maniera di astrarre certi concetti. E l'idea in Monge aveva solo diritto di dire che se avevo della terra in un luogo, Roma, la potevo portare a Milano. Quindi diciamo, il materiale nella location X Roma poteva finire solo a Milano, non poteva essere diviso, cioè non avevo il diritto di mandare 100 kg di terra a Milano e 50 kg di terra a Napoli. Nella sua formulazione matematica non permetteva questa idea di dividere la massa che trasportavo, pure se partiva da una stessa sorgente. Kantorowicz introdusse una formulazione matematica che permetteva questo, quindi per esempio in rosso dei panifici, qua poi abbiamo i cerchi, sono i bar, il panificio può produrre pane e poi magari può mandare un po' di pane in più bar diversi, perché magari questo panificio produce, non so, 10 kg, ne servono 3 kg a questo, 4 a questo, 3 a questo, quindi arrivano, però magari questo, magari in verità 3, 4 e questo bar aveva bisogno di 5 kg, quindi il pane che arriva da questo panificio non è sufficiente per tutta la richiesta, e a quel punto questo bar si rifornirà anche da un secondo panificio. Quindi la massa si può splittare, quindi più lo stesso panificio può rifornire più bar, ma anche uno stesso bar può essere rifornito da più panifici. Detto così sembra molto semplice, alla fine quando si tratta di pochi oggetti tutto è facile, il problema è che poi il numero di oggetti più può moltiplicare, possiamo avere milioni e milioni sia di panifici che bar, in verità poi stiamo andando, l'astrazione va al di là di questo, e si vuole una formulazione matematica robusta che permetta di studiare questo tipo di problemi, e Kantorowicz ha ricevuto il premio Nobel per l'economia nel 75 grazie ai suoi studi proprio sul trasporto ottimale. Detto questo, questa è ancora una sorta di pre-storia a livello matematico, nel senso che matematicamente non c'erano stati troppi studi sul trasporto ottimale. Il trasporto ottimale è entrato veramente nella comunità matematica solamente negli anni 80. Quindi negli anni 80 che Brenier e Rachender e Ruschendorf hanno iniziato veramente a studiare il problema da un punto di vista un po' moderno, e diciamo, il problema l'ho già formulato, abbiamo in maniera astratta, abbiamo un costo che ci dice quanto costa trasportare appunto del materiale da X a Y, il costo per Monge era la distanza, ma magari possiamo pensare ad altri costi, non deve essere necessariamente la distanza tra due oggetti il costo giusto, tornerò su questo punto, e diciamo, dato un qualunque costo, vogliamo minimizzare il costo totale per trasportare la massa da sinistra a destra, per partire da questa forma e ottenere questa forma. Domande naturali, prima di tutto stiamo parlando di trasporto ottimale, un matematico si deve porre la domanda, ma sto parlando di un oggetto che esiste o non esiste? Ossia, esiste una maniera ottimale di trasportare risorse da un luogo all'altro? Non è una domanda banale, perché ci sono tanti esempi diciamo in questi tipi di problemi di minimizzazione, sono problemi della branca del calcolo di variazioni, in cui magari il minimo non esiste, semplicemente si trova un trasporto, dato un qualunque trasporto, sono sempre in grado di produrre un nuovo trasporto che è più economico del precedente, e vado avanti così all'infinito e non riesco mai a trovare un vero minimo. Quindi diciamo matematicamente l'esistenza di un trasporto ottimale è importante solo per cominciare poi a parlare del trasporto ottimale, perché sennò parliamo di un oggetto che non esiste. E una volta capito se esiste o meno, possibilmente vorremmo che la risposta fosse sì, la domanda è: possiamo capire com'è fatto? Possiamo capirne qualcosa della sua struttura? Questo è un problema che si è capito ormai abbastanza bene. Il costo gioca un ruolo molto importante, quindi innanzitutto dovete decidere che costo, quanto pagate per trasportare massa da un luogo all'altro. Quindi per Monge, ricordiamo, il costo era la distanza, quindi il costo tra X e Y è la distanza in chilometri. In verità per molte applicazioni ha più senso guardare distanza al quadrato, perché ricorda un po' l'energia cinetica, velocità al quadrato, in un qualche senso, quindi è più un costo fisico. E, detto questo, magari bisogna fare attenzione che per molti problemi di modellizzazione, che magari la distanza non è la cosa giusta, perché se io voglio andare
voglio trasportare degli oggetti da due città che sono molto vicine, 10 km, ma in mezzo c'è una montagna, un lago o qualche comunque una conformazione geografica che rende molto difficile spostare il materiale, probabilmente il costo dovrebbe essere maggiore che se tra le due città è una bella pianura e posso andare dritto in autostrada. Quindi diciamo che bisognerebbe fare attenzione a questo. Monge ai suoi tempi chiaramente non c'erano di questi, diciamo, non si arriva a questi livelli di finezza. Ormai i matematici hanno abbastanza, direi che hanno risposto in maniera soddisfacente a queste domande. Quindi questo ormai è capito. A quel punto uno si dice che altro c'è da fare e per quale ragione poi uno potrebbe ottenere una medaglia Fields. Questa non è facile rispondere, però Leo Ortolani, che ha fatto un bellissimo libricino per raccontare la storia della scuola normale, in due vignette ha spiegato per quale ragione io ho ricevuto la medaglia Fields e ho trovato la soluzione al trasporto ottimale. Come andare da un luogo all'altro in maniera più ottimale possibile, non pagando il biglietto, sì, chiaramente è un'ottima soluzione. Quindi questa è stata la spiegazione di Leo Ortolani. Ok, torniamo un attimo a noi, trasporto ottimale, tre vignette per i matematici, giusto per riformalizzare quello che ho detto a parole con qualche formula. Quindi, ritorniamo al trasporto ottimale, una definizione giusto rigorosa. Abbiamo una densità F, F rappresenta la distribuzione di massa a sinistra, abbiamo una densità G, che rappresenta la distribuzione di massa a destra, e innanzitutto dobbiamo dire cosa vuol dire trasportare la massa da F a G. In termini matematici si dice che T trasporta una densità F su una densità G se il push forward di F tramite la mappa T è uguale a G, ossia ogni qualvolta voi integrate una funzione Φ contro G è la stessa cosa integrare Φ composto T contro F. Questa è semplicemente una maniera di rendere rigoroso il concetto intuitivo di muovere la massa. E in verità poi c'è anche una formula chiusa in qualche modo, compatta, per dire che T è una mappa di trasporto, diventa una proprietà sul determinante del gradiente di T. Quindi il determinante del gradiente di T è uguale a F diviso G composto T. Questa è equivalente alla formula sopra. Nel caso di mappe di diffeomorfismi, quindi mappe belle, regolari e invertibili. Detto questo, introduciamo un costo, C di XY, il costo per trasportare un'unità di massa da X a Y, e quindi il problema del trasporto ottimale è minimizzare questa integrale, quindi C di X T di X è il costo per trasportare una particella dal punto X al punto T di X, e poi si integra rispetto alla massa che si vuole trasportare, questo è il costo totale. E il teorema di Brenier cosa dice? Questo è il teorema che più si usa nelle applicazioni. Dice che se prendiamo come costo la distanza al quadrato, x meno y al quadrato, allora esiste un unico trasporto ottimale, quindi abbiamo questo oggetto, e ha una proprietà strutturale, in qualche modo non è una mappa qualunque, ha una struttura che è data dal fatto che T è il gradiente di una funzione convessa. Quindi il teorema di Brenier diventa uno strumento astratto che ci dice che, date due densità F e G, noi possiamo sempre risolvere il problema di trasporto ottimale e a quel punto troviamo una mappa convessa a Φ il cui gradiente manda F su G. Questa mappa non è altro che il trasporto ottimale. Quindi diciamo diventa... si corolla in inglese, scusate il format del compilatore. Questo è un po' il cuore, uno dei teoremi chiavi del trasporto ottimale, e ci tenevo a enunciarlo solo perché così posso, tra poche slides, potrò spiegare in che modo il trasporto ottimale permette di capire perché le bolle di sapone sono rotonde, e in verità anche di più. Torniamo quindi al nostro racconto un po' informale. Ripartiamo da una leggenda, Didone, siamo nel VIII secolo avanti Cristo. Didone aveva appena scoperto che suo fratello le aveva ucciso il marito e dovette scappare dal suo regno, navigò per il Mediterraneo con alcuni fedeli servitori e arrivò sulla costa di Re Iarba, al quale chiese un pezzo di terra in cui fondare una nuova città.
Il re acconsentì e le offrì tanta terra quanta ne potesse contenere una pelle di bue. Quindi non è che sia proprio tanta per fondarci una città, però Didone accettò, essendo una donna intelligente, e cosa fece? Prese la pelle di bue e la tagliò in tante striscioline sottili. A quel punto le cucì insieme e ne ottenne una corda molto molto lunga. Quindi da quella pelle di bue ne ricavò, diciamo, una corda lunga, ad esempio, diciamo, un chilometro. Detto questo, ora abbiamo una corda lunga un chilometro e il re ci ha detto che possiamo fondare una città all'interno dello spazio racchiuso da questa corda. Quindi il nostro obiettivo è dare una forma a questa corda che racchiuda quanta più superficie possibile, quanta più area possibile, per avere quanto più spazio possibile in cui fondare la città. Quindi cosa fece? Doveva decidere che forma dare a questa corda e tracciò più o meno un semicerchio lungo la costa per racchiudere quanta più superficie possibile. Questo è l'inizio di un problema matematico molto naturale che si chiama il problema isoperimetrico, ossia abbiamo una corda, diciamo di un chilometro, e vogliamo scegliere la forma che ci permette di racchiudere quanta più area possibile. Ora, la risposta a questa domanda dipende se siete nell'entroterra o sulla costa. Se siete sulla costa potete sfruttare la costa e tracciare un semicerchio, perché sulla costa non avete bisogno di delimitare nulla, vi aiuta. Se però siete in entroterra e non potete sfruttare la costa, la cosa migliore è tracciare un bel cerchio. Quindi il problema isoperimetrico è, data una corda di lunghezza fissata, scegliere la forma che massimizza l'area racchiusa. In verità si può riformulare in maniera diversa. Si può dire, fissata l'area, vogliamo minimizzare la lunghezza. È lo stesso problema, semplicemente da due punti di vista. Okay? Quindi o fissiamo lunghezza, massimizzo l'area, o fisso l'area, minimizzo la lunghezza. È lo stesso problema, la risposta è nel disegno, e questo si chiama problema isoperimetrico nel piano, perché siamo in due dimensioni. Se però fossimo nello spazio, quale sarebbe lo stesso problema? Quindi noi viviamo in un mondo tridimensionale, siamo il nostro spazio, e riguardiamo la seconda formulazione. La seconda formulazione dice fissata l'area, minimizziamo la lunghezza. Nello spazio tridimensionale fissiamo il volume e minimizziamo l'area della superficie che racchiude il volume. Okay? Ora, che succede quando noi giochiamo con le bolle di sapone? Da bambini ci siamo abituati che avevamo un bastoncino di plastica, la bolla di sapone era attaccata al bastoncino, noi soffiavamo, e a un certo punto questa bolla di sapone si deforma finché non si stacca. Nel momento in cui la bolla si stacca e si richiude su se stessa, l'aria che è all'interno della bolla non può più uscire. Quindi la quantità di aria racchiusa all'interno della bolla è fissata, quindi il volume della bolla di sapone è fissato, perché c'è la superficie del sapone che divide l'interno e l'esterno. Ora, fissato il volume della bolla di sapone, perché oramai l'aria non può più entrare e uscire, quello che la bolla fa è che si deforma molto velocemente e diventa rotonda. Perché? Perché associata alla bolla di sapone c'è un'energia, cioè le molecole del sapone hanno un'energia, in qualche modo il sistema, e l'energia non è altro che l'area della bolla di sapone. Quindi la bolla di sapone ha una certa energia che è proporzionale alla sua area. Tutti i sistemi fisici vogliono sempre andare nella configurazione di minima energia, è un principio fisico un po' generale, perché è la posizione in cui sono più stabili, e quindi la bolla di sapone si deforma fino a raggiungere la posizione di minima energia, che è rotonda, la sfera. Quindi in quello che sta succedendo è che le bolle di sapone diventano rotonde perché vogliono minimizzare l'area a volume fissato e quindi raggiungono subito la posizione di equilibrio. Quindi in verità le bolle di sapone sono la risposta al problema isoperimetrico tridimensionale. Ora, ovviamente questa non è una dimostrazione matematica, questo è solamente un intuito, un'intuizione. La risposta rigorosa al problema isoperimetrico è stata data da un matematico italiano, De Giorgi, negli anni 50, e ci spiega questo risultato matematico perché le bolle di sapone sono rotonde. Ora, cerchiamo di ripetere questo in formule matematiche. Prendiamo un insieme in uno spazio a n dimensioni e quello che vogliamo dire è che, fissato il volume, il perimetro
dell'insieme, quindi l'area della superficie, è sempre maggiore o uguale di un numero, che è quello che vedete a destra, n è la dimensione, questo è il volume della pala unitaria elevata alla 1 su n, e poi il volume dell'oggetto alla n-1 su n. Quindi il numero a destra è fissato, una volta il volume è fissato, questo è un numero, e stiamo dicendo l'area è sempre maggiore o uguale di quel numero, e avete uguaglianza se e solo se è una sfera. Quindi tra tutti gli oggetti a volume fissato, l'area è sempre maggiore di qualcosa, e avete uguaglianza solo con la sfera, quindi la sfera è la cosa migliore, è l'oggetto che ha meno perimetro. Questa è una formula matematica che racchiude tutto quello che ho detto, dimensione 2, dimensione 3 e così via. E come si dimostra? Si può dimostrare in questa maniera, usando il trasporto ottimale. Questa è una dimostrazione dovuta a Knothe negli anni 50 e poi riscoperta negli anni 80. In questa maniera si dice, ok, io voglio studiare il perimetro dell'oggetto E. Quindi io cosa faccio? Metto una densità uniforme dentro E, come dire, metto della massa, della distribuzione di materiale uniforme dentro il mio oggetto E, lo riempio in maniera uniforme, faccio la stessa cosa con la palla e poi trasporto la densità, la massa che sta dentro E nella palla in maniera ottimale. Quindi tramite il trasporto ottimale so che esiste una mappa T che fa questa cosa e la mappa T è il gradiente di una funzione convessa. A questo punto, un po' di formule matematiche. Prima formula, il modulo di T è più piccolo di 1, questo perché ogni punto in E viene mappato nella palla, quindi per definizione la palla è l'insieme dei punti che hanno un modulo più piccolo di 1. La seconda proprietà è che il determinante del gradiente di T è un numero, volume di B1 diviso volume di E. Questa era la formula che avevo dato prima per la condizione di trasporto. E poi avevo una terza disuguaglianza che ci dice che la divergenza di T è più grande di una costante per il determinante. E questo lo dirò nella prossima slide. E se uno usa queste tre informazioni, nota che il perimetro di E è più grande, per definizione è l'integrale sul bordo di 1, perché è l'area, 1 è più grande del modulo di T è più grande del prodotto scalare tra T e la normale, a questo punto uso il teorema della divergenza, che mi permette di scrivere gli integrali di superficie come integrali di volume, uso la formula 3 per stimare la divergenza col determinante, e poi uso l'identità 2 per scrivere il determinante e vedere esattamente l'ultimo integrale cos'è e viene quello che volevo. Quindi, ora, questo chiaramente per matematici questa slide, però il punto è che col trasporto ottimale in una slide si dimostra la disuguaglianza superimetrica, che è un risultato molto profondo della matematica. E la proprietà 3 non l'ho spiegata, la proprietà 3 segue da una proprietà generale che ci dice che se io prendo dei numeri lambda con i non negativi e ne faccio la somma di lambda con i divisa per n, questa è più grande del prodotto di lambda con i alla 1 su n. E quando uno gioca con gli autovalori dell'Hessiana di phi, ottiene la disuguaglianza. Quindi questo è un principio generale che forse, ora giusto per i non matematici, un commento. Noi siamo abituati a dire cos'è la media di due numeri. Media di due numeri, siamo abituati a fare la semisomma, cioè la media tra 1 e 3 è 2. Perché? Perché faccio 1 più 3 diviso 2. Però questa non è l'unica maniera di fare una media, non è solamente fare la somma e dividere per 2. Un'altra maniera di fare la media è farne il prodotto e poi la radice quadrata. Questa si chiama media geometrica. E se io faccio la semisomma 1 più 3 diviso 2, ottengo 2. Se io faccio 1 per 3 radice quadrata, ottengo la radice quadrata di 3, che è 1,7 più qualcosa. Quindi è un numero più piccolo. Quindi sono medie diverse, è sempre un numero che sta tra i due. E in generale quello che ottengo facendo la semisomma, che sarebbe la media aritmetica, è più grande di quello che ottengo facendo la media geometrica. Quindi quello che c'è dietro è un principio semplice di disuguaglianze tra medie. Ci sono varie maniere di mediare numeri, non tutte sono uguali e sono ordinate. Una è più grande dell'altra. Ok, quindi abbiamo dimostrato in 3 slides la disuguaglianza isoperimetrica. Possiamo andare avanti e fare un altro commento, cioè delle scoperte dovute prima a Gibbs e poi a Wolf era un cristallografo, mostrarono la cosa seguente, che nella stessa maniera in cui le bolle di sapone diventano rotonde perché vogliono minimizzare la tensione di superficie e quindi vogliono minimizzare l'area,
Allo stesso modo i cristalli assumono una forma cristallina perché vogliono minimizzare un altro tipo di area, semplicemente non è un'area come siamo abituati a pensarla noi, l'area totale superficie, è un'area in qualche modo anisotropa che dipende dalla struttura molecolare del cristallo, quindi in qualche modo le bolle di sapone sono rotonde, spesso magari quando vediamo un cristallo vediamo, che so, un cubo per dire, una forma rigida, molto spigolosa. Cosa c'è dietro? Perché quel cristallo è un cubo? Per la stessa ragione per cui la bolla di sapone è una sfera, semplicemente anziché minimizzare la superficie sta minimizzando un'altra cosa che è un tipo di superficie che però è leggermente diversa da quella a cui siamo abituati noi, semplicemente perché dipende dalle proprietà intrinseche del cristallo, della sua struttura molecolare. Però il punto è che per un matematico gli oggetti sono gli stessi, si cambia solo di cambiare leggermente alcune formule, ma a livello matematico la sostanza non cambia. In un caso si minimizza un certo tipo di superficie, in un altro caso si minimizza un altro tipo di superficie, ma sempre di energia di superficie si parla. Quindi il punto è che la matematica permette di prendere due oggetti molto diversi, cristalli e bolle di sapone, e trattarli tutti insieme, come un unico problema. E quindi anche con le stesse tecniche. Infatti, la dimostrazione che ho dato prima di Knothe e Gromov, che spiega perché le bolle di sapone sono rotonde, si può usare per dimostrare perché i cristalli hanno la forma cristallina che noi osserviamo in natura. E la dimostrazione è identica, giusto alcune minime varianti. Ora però ci si può dire, ti porrò una domanda, che succede se perturbo il sistema? Ossia, se io prendo una bolla di sapone e la guardo in aria, non sarà esattamente rotonda perché magari c'è del vento, c'è la forza di gravità, oppure prendo un cristallo, lo riscaldo un po', non sarà esattamente un cubo, magari verrà deformato dal processo di riscaldamento. E quindi uno può immaginare che, ok, magari per temperature molto alte perdo completamente la struttura cristallina, però per temperature vicine alla temperatura zero, quando sono nella situazione ideale, la forma non cambia tanto. Quindi la domanda che ci possiamo porre è, fissata la quantità di energia somministrata al sistema, posso capire quanto cambia la forma dell'oggetto? Quindi in qualche modo quello che noi possiamo fare è reinterpretare la dimostrazione di Gromov e Knothe come uno strumento per capire come, se io prendo un cristallo e inizio a riscaldarlo, le particelle si muovono in questo processo di riscaldamento. Questa è un po' l'intuizione che c'è dietro sia la dimostrazione ma anche poi questa domanda che ho posto qui. Quindi abbiamo a sinistra il cristallo freddo e a destra il cristallo riscaldato. In qualche modo il trasporto ci dice come le particelle che compongono questo cristallo si muovono nel processo di riscaldamento. Possiamo usare il trasporto ottimale un po' per capire questo processo. E perché è utile? Perché se facciamo questa cosa poi siamo in grado di dimostrare il seguente teorema, che se epsilon è la quantità di energia somministrata al sistema, epsilon è un numero, la forma del cristallo cambia più quanto la radice dell'energia somministrata. E questo è un teorema dimostrato con Aldo Pratelli, con Francesco Maggi e Aldo Pratelli, quasi 10 anni fa, e in termini matematici, cosa vuol dire questo? Lo riscrivo. Se epsilon è l'energia del sistema, cioè è il perimetro del sistema meno l'energia di volume, qua ho messo K perché K è il cristallo, K potrebbe essere la pala unitaria o può essere un pentagono o può essere qualunque cristallo, PK è l'energia di superficie associata al cristallo, dipende dal cristallo. Quindi se epsilon mi dice quant'è la mia energia rispetto a quella della configurazione più stabile possibile, allora il mio volume, a termini di volume, il mio E è deformato da K a più di radice di epsilon. E questa radice poi è ottimale, nel senso che si può dimostrare che non è possibile mettere nessuna stima migliore di questa può essere vera, come esponente. Quindi qua è una situazione in cui non solo col trasporto ottimale abbiamo ridimostrato in due slide un teorema noto, però poi in verità abbiamo pure ottenuto qualcosa di nuovo successivamente. Quindi pure per dire la matematica va avanti, non è, siamo sempre fermi agli anni 50. Ora, in verità il trasporto ottimale appare anche in altre situazioni. Quelle che ho scritto, più per spaventare che peraltro, sono equazioni della meteorologia, si chiamano semigeostrofiche,
e sono le equazioni usate in meteorologia per studiare fronti atmosferici su larga scala. E queste sono equazioni molto complesse, di cui si sa molto molto poco, proprio per la loro complessità, però una cosa molto interessante su questa equazione che è stata scoperta negli anni 90 è la cosa seguente. Se io voglio capire di nuovo il mio movimento del mio fronte atmosferico, diciamo una nuvola, a un tempo T0 e il tempo T0 più delta T, ho le mie due configurazioni di particelle, quindi ho a sinistra, non so, 100 particelle vapore acqueo, in realtà saranno 1000 miliardi, se non, anzi molto di più, a destra avrò 1000 miliardi di particelle vapore acqueo, le guardo a due istanti di tempo e mi chiedo, solo guardando queste due configurazioni, posso capire chi è andato dove, sapendo che queste particelle si stanno muovendo seguendo questo sistema? La risposta è stata data da Mike Cullen negli anni 90, un meteorologo, sì, si può, stanno seguendo un trasporto ottimale. Ossia, guardo la configurazione a sinistra, così, senza colori, guardo la configurazione a destra, mi chiedo come trasportare la configurazione da sinistra a destra nella maniera più economica possibile, se facendo questa riesco a segnare i colori e capire ciascuna particella come si è mossa. Chiaramente questo è approssimato, è un risultato approssimato perché c'è questo delta T, insomma, vale per tempi infinitesimali, però il punto è che il trasporto ottimale mi permette, guardando solo delle configurazioni macroscopiche, a capire ciascuna particella come si è mossa. Questo è un po' quello che c'è dietro quelle equazioni. Ora, questo è stato scoperto negli anni 90 da Cullen, è stata un'intuizione fondamentale, però il problema è che quello che Cullen non riusciva a fare matematicamente è dimostrare veramente che usando il trasporto ottimale si riusciva veramente a risolvere le equazioni originarie. Cioè, in qualche modo era riuscito a trovare l'intuizione che spiegava questa cosa, ma non riusciva veramente a dimostrare che risolvendo qua il problema di trasporto ottimale per quantità infinite di intervalli di tempo, poi ricostruiva la soluzione originaria. E questo è stato qualcosa, quindi per più di 20 anni ci sono stati tentativi, è stato qualcosa che siamo riusciti a fare con Ambrosio, Colombo e De Filippis 2012-2014, usando in verità il cuore del lavoro, è stato un risultato con Guido De Filippis nel 2013, in cui siamo riusciti a ottenere nuovi risultati sulla teoria del trasporto ottimale e più in particolare poi sull'equazione Monge-Ampère, però non entrerò su questo. E perché ho messo questa immagine a sinistra? Questo perché mi piace pensare a volte che quando facciamo ricerca e vogliamo risolvere un problema, vogliamo in qualche modo, sappiamo dove vogliamo arrivare a volte non sappiamo dove vogliamo arrivare, ma a volte sappiamo dove vogliamo arrivare. E arrivare a risolvere un problema è un po' come dire voglio arrivare alla vetta della montagna. E per andare alla vetta magari non c'è un sentiero tracciato e quindi dobbiamo andare per tentativi. Quindi si prova un sentiero, certe volte si rimane bloccati e quando si rimane bloccati ci sono due strade. O si continua a provare ad andare un po' avanti, cercare qualche spiraglio per continuare ad avanzare, oppure a un certo punto accettare la sconfitta, dire ho preso il sentiero sbagliato, non so come andare avanti per questa strada, mi tocca ritornare all'inizio e ricominciare da capo. E purtroppo questa è una parte anche frustrante del lavoro di un ricercatore e fa parte del gioco, penso l'abbiamo sperimentata tutti, almeno tutti noi matematici, a volte si riesce ad arrivare in cima, a volte no, questo è stato uno dei casi in cui siamo riusciti ad arrivare in cima, quindi è stata una particolare soddisfazione, un problema che ancora ricordo, Luigi Ambrosio, il mio relatore, me l'aveva proposto nel 2005, quindi come vedete ci sono avuti un po' di anni. Però alla fine, insomma, dopo tanti tentativi e tanti tentativi sbagliati su strade sbagliate, abbiamo finalmente trovato la strada giusta per arrivare alla vetta. Ora, qua ho mostrato due applicazioni del trasporto ottimale, però il trasporto ottimale in verità è molto più ricco che semplicemente bolle di sapone e meteorologia. Il trasporto ottimale nasce come un problema che si applica all'urbanistica, questa è meteorologia, progettazione ingegneristica, statistica, idrodinamica, biologia, per esempio gli alberi sono un bel esempio di trasporto ottimale, perché l'albero cosa vuole fare? Vuole trasportare risorse dal terreno
alle foglie, e quindi quello che fa è, tramite le radici raccoglie nutrimenti, tutti i nutrimenti però poi vengono convogliati nel tronco, col tronco salgono, poi vengono ridivisi lungo i vari rami e poi arrivano alle foglie fino alla fine. Quindi questo è un esempio di trasporto ottimale, perché è molto logico, se ci pensiamo, immaginiamo che noi vogliamo trasportare 1000 persone da un luogo in cui abitano, un luogo in cui vogliono lavorare, la cosa migliore magari se i due luoghi sono molto lontani tra di loro, la cosa migliore è dire alle 1000 persone trovatevi tutti insieme, poi saliamo tutti su una bella metro, un treno veloce, vi porto nella zona dove ci sono tutti gli uffici e poi ciascuno viene ridistribuito nel suo ufficio. È un po' lo stesso principio, non ha senso creare migliaia di strade in modo che ognuno vada per la sua stradina, costerebbe troppo a livello di infrastrutture. L'albero sta facendo un po' la stessa cosa, convoglia tutto, va velocemente su e poi ridivide. Riconoscimento di immagine è stato usato in trasporto ottimale, in verità ultimamente si sono viste molte applicazioni anche nel machine learning e nella finanza. Molto velocemente, come esempi per mostrarvi che non sto barando, sono articoli per esempio sul trasferimento di colori, in cui magari si vede bene nell'ultima fila, avete un'immagine, una seconda immagine, si può decidere, queste due immagini hanno dei colori al loro interno, quindi si può guardare la distribuzione dei colori nella prima immagine e vederla questa come una distribuzione di massa, i colori pensati come particelle, ho una distribuzione di colori associata alla seconda immagine e posso fare un trasporto dai colori della prima immagine ai colori della seconda immagine per, in verità dai colori della seconda immagine a quelli della prima, per ricolorare questa immagine usando questi colori. E poi in verità, per ragioni pratiche, poi si applica un filtro per rendere l'immagine un po' più nitida. Però è una maniera molto efficiente per trasferire colori da un'immagine a un'altra. Ci sono questi tre esempi. Un altro esempio interessante, c'è un legato più al teoria del machine learning, reti neurali, è l'esempio dei GAN, Generative Adversarial Networks, in italiano reti generative avversarie, introdotte nel 2014, in cui esistono delle reti neurali, come fossero delle maniera per far diventare un computer, far agire dei computer come uomini, e solamente c'è un generatore da una parte, quindi un computer, diciamo, che quello che fa è impara tantissime immagini, impara per esempio a guarda miliardi e miliardi di immagini di gatti, e poi, dopo aver guardato tutte queste immagini, inizia a generare immagini false di gatti. A quel punto, e a volte però vengono mandate anche immagini vere. A quel punto, d'altra parte, ho un altro computer, una rete neurale, discriminatore, che deve decidere con che probabilità l'immagine che ha ricevuto è vera o falsa. E a quel punto, però, la risposta viene rimandata indietro, poi gli viene detto se la risposta va data era vera o falsa, e l'informazione viene anche rimandata indietro al generatore, così il generatore sa se era riuscito in qualche modo a fregare il discriminatore o meno. Quindi in qualche modo, da una parte, al discriminatore viene detto ah, guarda, hai detto che era vera, ma in verità era falsa, quindi lui sa di aver sbagliato. Dall'altra, al generatore, nel caso inverso, si dice al generatore ah, guarda, tu hai generato un'immagine falsa, lui se n'è accorto. E quindi vanno avanti in questo processo di autoapprendimento, in cui si mandano immagini e ognuno dice se l'altro ha dato la risposta giusta o meno, e in questo modo si migliorano a vicenda. Quindi è una maniera di apprendimento per entrambi, uno per generare immagini false e l'altro per discriminare immagini dalle vere alle false. È un processo molto non facile. Da una parte, se il discriminatore non è molto efficiente, non riesce a dare buoni feedback a G, dall'altra parte se il discriminatore è troppo efficiente il G apprende molto lentamente, quindi poi a livello computazionale sono processi non banali. Perché il trasporto ottimale? Perché a un certo punto bisogna decidere come comparare le immagini, cioè io ho le immagini vere dalle immagini false e devo decidere quando è che un'immagine vera è diversa da un'immagine falsa, quindi in qualche modo devo creare una distanza tra immagini per decidere in qualche modo il vero dal falso. In questo processo di apprendimento, la maniera con cui io comparo due immagini è dire, ok, l'immagine è fatta di pixel, quindi un'immagine alla fine, essendo una distribuzione di pixel, la posso pensare come una distribuzione di materia, ogni pixel come una particella di massa. Un'altra immagine, quella
quindi da una parte le immagini che sto producendo, quelle prodotte dal generatore G, dall'altra ho le immagini vere da cui lui si è allenato, e voglio fare in modo che siano le più vicine possibili, voglio renderle più vicine possibile quelle generate a quelle vere. Quindi quello che voglio è che in un qualche senso le immagini generate siano più vicine possibili alle immagini vere. Come faccio? Devo dare una distanza tra immagini, devo dire quando è che due immagini sono vicine, come lo faccio col trasporto ottimale. Quindi mi chiedo quanto mi costa trasportare questa immagine su un'immagine vera, se esiste un'immagine vera sulla quale riesco a trasportare la mia immagine falsa con costo molto piccolo, vuol dire che sto generando immagini vere, immagini false molto ben fatte. Quindi il trasporto ottimale diventa una maniera per misurare distanze tra immagini. Dietro questo c'è una ipotesi che si chiama ipotesi sulla distribuzione dei dati, che ci dice in verità un'informazione importante. Cioè, se io genero una fotografia cos'è? 8 milioni di pixel. Quindi la dimensione di una fotografia è enorme, sono milioni di pixel che devo mettere. Quindi le fotografie vivono uno spazio immensi. Ritorniamo un attimo al concetto di prima in cui ho fatto la disuguaglianza isoperimetrica, vi ho detto la dimensione poteva essere arbitraria. Cos'è uno spazio a due dimensioni? Uno spazio a due dimensioni non è altro che uno spazio in cui abbiamo due coordinate, x e y. Quindi uno spazio a due dimensioni sono una coppia di numeri. Qual è la mia prima, devo decidere il valore della mia prima coordinata e il valore della mia seconda coordinata. Quindi ogni qualvolta io vi do due numeri, vi sto dando un oggetto in uno spazio a due dimensioni. 1, 0 è un elemento in uno spazio a due dimensioni. Se vi do tre numeri, vi sto dando un oggetto in uno spazio tridimensionale, perché ho tre coordinate. Lunghezza, larghezza, altezza in qualche modo. Sono le tre coordinate che mi identificano una posizione in uno spazio tridimensionale. Se io vi do una lista di 8 milioni di numeri, vi sto dando un oggetto in uno spazio a 8 milioni di dimensioni. E una fotografia è un oggetto che ha 8 milioni di dimensioni, perché una fotografia viene identificata dicendo ciascun pixel, degli 8 milioni di pixel di cui è composta, ciascun pixel a quale colore ha in quel pixel. Quindi nel primo pixel il colore è un certo tipo di blu, lo identifico con un numero, i colori vengono identificati tipo da 0 a 255. Quindi ogni pixel devo dire che colore ci ho messo, è un numero, e poi ne devo dare 8 milioni per dirvi tutta la fotografia. Questo però non è efficiente, perché se io ho fatto una fotografia a un gatto, i pixel non sono a caso. Un gatto avrà delle orecchie, degli occhi, un naso. Quindi lo spazio delle fotografie che rappresentano un gatto è molto più piccolo dello spazio di tutte le fotografie possibili. E questo è il concetto del fatto che i dati che stiamo generando, sia veri che falsi, vivono in uno spazio molto più piccolo dello spazio di tutte le fotografie. E questo è molto importante in questi processi di creazione e riconoscimento di immagini. Ci vediamo quasi. Quindi, con queste, come vedete, sono applicazioni molto recenti, siamo 2017-2019, quindi si continua a lavorare, matematica avanti, la ricerca avanti. E qual è la conclusione su questa parte? E poi brevemente discuterò degli altri due problemi che ho presentato all'inizio. La conclusione è che il trasporto ottimale è stata una teoria introdotta nel 1700 per un problema prettamente economico, militare, e ci siamo resi conto che alla fine si può applicare a tantissime aree, anche ben al di là di quello che potevamo aspettarci. Quindi in qualche modo questo è un esempio in cui il fatto che ci fosse stata una teoria matematica dietro, solida e robusta, su un problema, ha permesso poi uno sviluppo che è andato ben al di là delle aspettative. E quando poi uno arriva a a ottenere dei risultati, domanda che mi è stata sempre fatta quando ho incontrato gli studenti del liceo, e dice, ok, ora hai avuto la media Fields, cioè, basta, no? Cioè, che devi fare? Sarebbe pure normale, cioè se mi dicessero mi danno la pensione. Però forse penso che molte persone si identificheranno sul fatto che in realtà quello che ci spinge, quello che ci spinge nella ricerca è l'idea di voler risolvere il problema, è la parte che ci motiva, ci eccita, ci spinge, ci dà le energie per lavorare. Poi una volta risolto,
beh, non l'avevano risolto, cioè, bisogna trovarne un altro. Non è che in qualche modo c'è la soddisfazione, però poi qualche settimana, un mese, due mesi, poi finisce là e dice ok, ora bisogna andare oltre. E non sono l'unico, Gauss l'aveva già detto, molto meglio di me, dice non è la conoscenza ma l'atto di imparare, non è il possesso ma l'atto di arrivarci che dà la gioia maggiore. Quando ho chiarito e esaurito un argomento, mi c'è lontano per tornare in oscurità. L'uomo non soddisfatto è così strano che se ha completato una struttura non ce la fa a restarci in pace, ma deve iniziarne un'altra. Immagino che si debba sentire così il conquistatore del mondo, che quando un regno è stato a malapena conquistato, si lancia subito verso un altro. L'ha detto meglio di me, però il concetto è quello. E, quindi, ok, la medaglia è arrivata, bene, non si va in vacanza, che si fa? Ho proposto altri due problemi, no, all'inizio. Membrana elastica deformata da un ostacolo, ghiaccio che si scioglie. Sembrano due problemi scorrelati, in verità sono due problemi molto molto classici nella matematica, introdotti in periodi diversi. Questo problema di scioglimento si chiama problema di Stefan, 1831, introdotto, prima di Stefan. E problema dell'ostacolo, anche questo molto classico, direi i primi lavori siamo negli anni 20 del secolo scorso. E poi sono stati soprattutto molti lavori negli anni 50 e 60 e oltre. Ora, sembrano due problemi completamente diversi, ma negli anni 70 si è capito che in verità erano due facce dello stesso problema matematico. Ora, questa è una cosa in cui l'unica maniera di vederlo è tramite le formule, cioè questa è forse a volte uno dei vantaggi della matematica, nel momento in cui si mette tutto in formule ci si può dimenticare a volte di cosa c'è veramente dietro e si può anche manipolarle e scoprire delle connessioni. Ora, non sto dicendo i due problemi sono lo stesso problema, sto solo dicendo che matematicamente si possono studiare allo stesso modo e quindi risolto uno si risolve anche l'altro e viceversa. E perché si possono scrivere la stessa equazione? Allora, nel caso delle membrane, se voi si denota con U la funzione che ci dice quanto è lontana, dato ogni punto, se prendete un punto sulla membrana elastica e misurate quanto è lontana la membrana elastica dall'ostacolo, la funzione U risolve un'equazione che è Laplaciano di U uguale caratteristica di U positivo. E per il ghiaccio, invece, se teta è la temperatura dell'acqua e definite come U l'integrale tra 0 e T della temperatura, allora U risolve quest'altra equazione. E si può notare che le due equazioni sono identiche, a parte un termine meno dtu, sostanzialmente in un caso il fatto è che la membrana elastica che colpisce l'ostacolo è un problema statico, cioè voi fotografate la membrana elastica che ha colpito l'ostacolo e quindi avete un oggetto che non dipende dal tempo. Nel caso del ghiaccio che si scioglie nell'acqua c'è una dipendenza temporale, perché è un processo dinamico che evolve nel tempo e quindi c'è anche un termine extra, ma sono matematicamente molto simili. E cosa si sa di questo problema? Si sa che è un problema difficile e il problema principale è che quello che si vuole capire in questo problema è capire la struttura dell'insieme di contatto, cioè nella membrana elastica quello che io voglio capire è la struttura dell'interfaccia tra l'insieme in cui la membrana tocca l'ostacolo e l'insieme dove la membrana non tocca l'ostacolo, quindi la linea di separazione tra i due. Nel caso del ghiaccio-acqua, quello che voglio capire è l'evoluzione nel tempo del bordo del ghiaccio. Quindi il ghiaccio si sta sciogliendo, il ghiaccio ha una certa forma e voglio capire questa interfaccia acqua-ghiaccio come si deforma. Questo è un punto in cui il ghiaccio è bello solido e qua c'è la superficie del ghiaccio che è bella, liscia, carina. In questo punto, invece, quello che potete notare è che il ghiaccio si sta assottigliando, ancora non è diventato singolare, ma quello che succederà, si stringerà in un punto e poi il sopra si staccherà dal sotto. Cioè, a un certo punto ci sarà una separazione tra questa parte che sta sotto e la parte che sta sopra. Questo è un punto singolare, in qualche modo c'è stato un cambiamento proprio della geometria dell'oggetto, era attaccato e si è separato. Nell'istante di tempo in cui farà quella cosa, ci sarà una sorta di singolarità del sistema, il sistema cambia, quella si chiama topologia, cambia proprio la sua struttura geometrica intrinseca. E questa è la parte più difficile quando voi volete studiare questi tipi di processi anche da un punto di vista numerico,
perché in qualche modo sono, in quei punti sono i punti in cui diventa più difficile modellizzare l'equazione, essendo un'equazione molto singolare. Quindi quello che negli anni 70 Luis Caffarelli ha capito è riuscito a dire che in qualche modo nei punti regolari l'interfaccia è bella. Quindi se un punto è regolare abbiamo una bella separazione tra ghiaccio e acqua. Nei punti singolari quello che succede è che abbiamo delle forme strane, delle cuspidi. L'ho scritto matematicamente, però insomma l'immagine è quella che ho messo a destra. E i punti singolari sono i nostri nemici. Quindi in qualche modo ogni qualvolta c'è un punto singolare è difficile modellizzare il processo di scioglimento, anche da un punto di vista numerico, in generale proprio teoricamente. Quindi ci si può chiedere, ok, ora abbiamo guardato questo fenomeno, ora questo pezzo di ghiaccio si scioglierà, si separerà, bene. Però una volta poi separato avrò due bei pezzi di ghiaccio, uno sopra e uno sotto, che saranno di nuovo regolari. Quindi mi posso chiedere quanto spesso incontrerò punti singolari, cioè in questo procedimento dinamico, questi punti che mi danno fastidio, possono avvenire tutto il tempo, cioè ne posso avere tantissimi, oppure ce n'ho uno, poi però per un po' sto tranquillo, poi me ne arriva un altro, per un po' di tempo sto tranquillo, e così via. Questa è una cosa che non si sapeva, e quello che riusciamo a dimostrare, un risultato ancora non pubblicato, però soon to come, pubblicheremo presto, insomma metteremo presto su internet, è che l'insieme dei tempi singolari è molto piccolo, matematicamente a dimensione di Hausdorff 1/2, quindi quello che conta è che è estremamente piccolo, e quindi per quasi tutto il tempo, se voi guardate il processo, vedete sempre un bel ghiaccio che si scioglie senza punti brutti. È molto difficile osservarli questi punti perché sono estremamente pochi e rari. Quindi questo è giusto per mostrarvi che nonostante sia insomma ci sono tante cose da fare, cerco di andare avanti anche con la ricerca e penso di avervi preso tutto il tempo che avevo a disposizione, quindi mi fermo qui, grazie dell'attenzione.